Ciao a tutti, torna da Lucky Master, partita rapida 10 più 0, 2-2-26, il nostro avversario che però non è collegato, quindi scegliamo subito un nuovo avversario, un 2-2-47, e ovviamente su E4 non possiamo rinunciare alla nostra D6. Difesa Pierce per il nero, impianto in stile Samish dell'Est Indiana per il bianco. C6 con idea di sostenere B5 ci dà anche come possibilità quella di giocare la donna sulla diagonale di 8 a 5. E visto che con questa conformazione dei pedoni spesso il re bianco va ad arroccare sul lato di donna, tanto vale cominciare subito la nostra avanzata ad ovest. Cambio degli alfieri camposcuro, mi aspetto un H4 a cui seguirebbe probabilmente H5. Reazione al centro, e spostando il nostro pedone da E7 in E5, diamo anche la possibilità alla donna di entrare sulla diagonale D8-H4. Sciogliamo la tensione al centro con lo scopo di spingere il pedone C5 con guadagno di tempo. Dopodiché, spinta di rottura in D5. Il bianco ha la possibilità di spingere in E5. E in tal caso dovremmo occuparci di dove piazzare il cavallo F6 attaccato. Una possibilità potrebbe essere cavallo D7. Però per la casa D7. Ok, non mi devo porre il problema in quanto il nostro avversario ha scelto di cambiare in D5. Alfiere E4 non è da temere, seguirebbe semplicemente donna per D2. Lo sviluppo dei pezzi è sempre un'ottima ricetta, quindi cavallo C6. Controlla le importanti case centrali E5 e D4. Beh, e adesso qui direi che è arrivato il momento di cambiare le donne. Sviluppiamo una torre con guadagno di tempo. Sarebbe stata preferibile la torre in A8, ma essendoci ancora l'alfiere, lo lasciamo. Attacchiamo il nostro re con, meglio, il re del nostro avversario, con torre FD8 e poi andiamo ad attaccare l'alfiere in C4 con cavallo E5. Facendo un'analisi della posizione, struttura pedonale simmetrica, il nero ha più spazio sul lato di donna, due cavalli alfiere, le due torri, il nero si ritrova con una torre già ben sviluppata, il bianco invece deve ancora svilupparle tutte e due. E qui, secondo me, una mossa come H5 ha il suo perché. Ok. Alfiere B7, si controllano tre case importanti e si preme su F3, G2, H1, ai raggi X. Si collegano anche le torri. E adesso qui H4 per il bianco è fastidiosa. Il cavallo in E4 non può andare, pena la perdita di un pedone. Rimane cavallo F1.
Ma cavallo F1 ci darebbe la possibilità, fermi tutti, di giocare una mossa come torre per D1. Che succede? Il nostro avversario chiede di ritirare la mossa. Non è mia abitudine farlo, però con tutti i pro e i contro che in questa scelta comporta, diamogli la possibilità di rifare, se non altro per vedere quale potrebbe essere il seguito che può scegliere il nostro avversario. Cavallo E4 mi sembra la scelta più sensata. Qui possiamo riprendere sia di cavallo che d'alfiere. Ma io sono tentato di riprendere di cavallo. Manteniamo anche noi l'alfiere campochiaro sulla scacchiera, ma soprattutto quell'alfiere campochiaro ci dà la possibilità di attaccare i pedoni A2, B3 e C2 che si trovano sul lato di donna. Inoltre si preme anche su G2. In alcune varianti si minaccia H3. Questa è forzata. G3 è controllata dal pedone H4. Queste due case sono controllate rispettivamente dai pedoni C5 e B4. Qui potremmo prendere en passant, ma in realtà preferisco avere una posizione di questo tipo. Anzi, proviamo a fare attenzione perché su torre D2, re E3 potrebbe essere un problema. Quindi, prima giochiamo H3 e attacchiamo in forze il pedone in G2 e sfruttiamo anche la posizione della torre in H1 che ancora non si è sviluppata. In caso di re D3, alfiere per G2, in caso di cavallo G3. Ok. Di pedone mi sembra buona. L'idea qual è? In caso di cavallo per G2, torre per D2, e avremo l'alfiere e la torre che attaccherebbero. Eccola lì, è arrivata. Detto fatto. Torre di due scacco e adesso re E3 non è più da temere perché abbiamo alfiere per G2 che guadagna un pezzo e attacca la torre in H1. E infatti il nostro avversario abbandona. Il nostro Lucky Master quindi ritorna più o meno in pianta stabile sui 2230. Anche qui abbiamo visto come la Pierce nel caso di scelte non adeguate del bianco possa dare un vantaggio pratico al conduttore dei pezzi neri. Spero che la partita vi sia piaciuta. Se sì, mettete un like, iscrivetevi al canale, attivate la campanellina, spargete la voce tra i vostri contatti. E che dire, è stato un piacere, alla prossima e un saluto a tutti. Ciao ciao.